Bene, buongiorno a tutti, benvenuti, siete veramente tanti tanti iscritti, buongiorno da parte mia, io sono Andrea Torre di virtualmente di fianco a me, ovviamente, l'architetto Salvatore Corso, con il quale faremo una passeggiata attraverso le famiglie di Auto Descrevit. Intanto benvenuti, e quindi io vi intrattenevo con un velocissimo company profile. Oggi parliamo di un tema molto specifico, e infatti mi fa piacere che siete veramente tanti proprio perché è un tema molto particolare. Parleremo di lighting design, ma ovviamente sul tema specifico delle famiglie di Revit. Ne abbiamo già fatte altre, webcast sul lighting design. Questo è proprio particolare perché faremo vedere come utilizzare le famiglie di Revit, come magari, ovviamente non è un corso, ma è una webcast. Intanto faccio vedere se qualcuno. Mi sentite tutti bene? Io qua ho dei feedback, quindi ho visto che datemi il feedback se volete. Perfetto. Sente? Ok, grazie ragazzi. Benissimo, dai, così almeno abbiamo la garanzia. Purtroppo siamo collegati da casa e quindi le bande sono un po' quello che ci danno in questo momento, quindi ho una normale ADSL di poter trasmettere tranquillamente, ma io comunque sarò molto breve. Andiamo pure avanti. Il company profile di NKE, molti di voi sono già nostri clienti, ci conoscono, infatti tengo a salutare qua i miei clienti che sono sempre numerosi, ma c'è anche nuova gente. NKE è un Platinum Partner Autodesk. E ci siamo trasferiti oltre a vendere tutti i software anche sulla fase consulenziale. Infatti, questa webcast è per dimostrare come noi approcciamo al tema di Revit, delle famiglie di Revit, che servizi abbiamo dato alle aziende che fanno illuminotecnica, che fanno lighting, alle aziende di luce, il nostro supporto per fare delle ottime famiglie qualitativamente molto elevate. Poi Salvatore ve lo farà vedere dal vivo. Quindi siamo diventati consulenti a tutti gli effetti. Siamo anche HP Gold Partner, quindi siamo in grado di fornirvi il materiale, in questo caso hardware, migliore per poter progettare con i software Autodesk. In questo caso le workstation le abbiamo testate, le abbiamo certificate per l'utilizzo con Revit e anche con altri prodotti, ma in questo caso parliamo di Revit, quindi chiedeteci consiglio, chiedeteci se volete anche delle offerte, perché abbiamo prezzi molto concorrenziali. Intanto vediamo, sì, c'è qualche domanda. Questa webcast sarà registrata, quindi per tutti quelli che magari si devono assentare, non possono seguirci integralmente, possiamo tranquillamente, ve la inviamo, la pubblichiamo sui nostri canali, sul nostro sito, sul nostro vlog che abbiamo sul sito NKE, poi vi lascio anche tutti i riferimenti. Proseguiamo velocemente, queste sono tutte le nostre specializzazioni dei software Autodesk, quindi ovviamente il settore per cui siamo qua oggi, cioè il BIM, è Architecture, Engineering, Construction. Poi abbiamo la parte di Product Design Manufacturing, Media Entertainment, Industrial Design Visualization, la nuova, diciamo, divisione Construction, che è quella che, tanto per intenderci, ha la piattaforma BIM 360, Fusion Life Cycle, la parte di CAM e poi la parte di sviluppo su Forge. Questi sono i nostri numeri, non è per vantarci, ma l'anno scorso è andato veramente, veramente bene. Abbiamo superato i 50 milioni di fatturato. Abbiamo più di 15.000 clienti attivi. Con noi attivi per noi vuol dire che hanno una subscription, un noleggio attivo. Abbiamo 16 sedi in Italia e 5 in Spagna. Abbiamo la parte poi di sviluppo di PDM e di progetti BIM. Facciamo anche service BIM, quindi per chi di voi fosse interessato, siamo in grado anche di supportarvi per la parte di CAD to BIM, quindi dal 2D alla parte di BIM o vere e proprie consulenze e affiancamento per la parte, diciamo, progettuale in ambito BIM. Queste sono le nostre l'ubicazione delle nostre principali sedi. La sede principale è quella di Milano Limbiate, poi la sede di Torino e poi via di seguito quella italiana fino ad arrivare al sud Italia. Abbiamo una sede a Bari e una a Napoli, una sede a Roma e poi la sede di Madrid, Barcellona, Siviglia, Vigo e Bizkaia.
Cosa facciamo? Da ormai più di un anno e mezzo siamo Autodesk Training Center autorizzati, quindi siamo in grado di rilasciarvi le certificazioni dei prodotti, sui prodotti Autodesk, facciamo corsi certificati attraverso il Training Center e siamo in grado di fare corsi online, come sulla piattaforma che state vedendo adesso, che è la GoToWebinar, GoToMeeting. Una piattaforma professionale per fare l'e-learning, quindi facciamo corsi online, facevamo fino a qualche settimana fa anche corsi on-site, adesso ovviamente per ovvi motivi li abbiamo sospesi e siamo in grado anche di sviluppare, siamo partner ufficiali auto sulla parte di sviluppo, quindi per la parte di PDM, per la parte di sviluppo delle app su piattaforma Forge, quindi chiedeteci tutte le informazioni che volete. Proseguiamo velocemente. Siamo certificatori ufficiali ICMQ per chi informazioni, per chi vuole certificarsi in ottemperanza alle nuove norme UNI 11337, quindi le figure di BIM Specialist, Coordinator Manager e Data Manager. Quindi chiedeteci informazioni se volete su questa parte. Partirà proprio, è già partito il 18 un corso di approccio al BIM, quindi per BIM Specialist, approccio a Revit, ma anche alla certificazione per BIM Specialist ICMQ. L'abbiamo, ormai siamo certificatori da organo di certificazione ormai da più di 2 anni, quasi 3. Abbiamo tutto un di learning, quindi seguiteci sul nostro sito nke360.com. C'è proprio una sessione dedicata alla formazione online, che di questo periodo ovviamente è emersa in maniera preponderante. Ci stanno chiedendo di fare corsi sia generali, quindi aperti a tutti, sia specializzati, dedicati a un nucleo ristretto di persone o anche una sola persona. Questi sono quelli corsi che abbiamo in campo adesso, quindi preparato per adesso abbiamo gli specialist che partono il 18 marzo, vi potete ancora tranquillamente iscrivervi perché vi possiamo dare le lezioni registrate, quindi contattateci se volete partecipare a questi corsi, ne partirà uno il 26 marzo per preparazione all'esame di BIM Manager, sempre per ICMQ. Partirà invece un corso online su Autodesk Navisworks, una nuova edizione tenuta da Giulio Brotini, che inizierà il 30 marzo. Le altre invece sono tenute da il nostro ingegner Domenico Spanò. Giusto per finire, questa è la terra, BIM for Work, il master che teniamo a Bari, a Lecce, a Napoli, diciamo nelle nostre sedi del sud. È un vero e proprio master sul BIM, principalmente su Revit, 120 ore di corso dedicato. È un corso che abbiamo, ahimè, sempre fatto in aula, quindi fisicamente, che speriamo di ripartire presto con le lezioni direttamente in aula. Abbiamo fatto diverse edizioni, questi sono i nostri riferimenti, nk360.com, BIM for Work, che è quello per saperne di più sul master. Vi esorto ad andare a vedere la nostra BIM Conference, dove ci sono le testimonianze dirette dei nostri clienti che hanno progettato con i nostri software, che abbiamo affiancato nella progettazione. Ci sono delle testimonianze, delle case history molto interessanti di architetti anche famosi. E poi tutti i nostri canali, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube sarà pubblicata anche questa webcast, e Instagram. Bene, io ho finito questa prima parte, vedo se ci sono delle domande, mi dicono tutto a posto. Sì, confermo che questa webcast sarà registrata e poi sarà inviata a tutti quelli che sono collegati, alle loro email, quindi la potranno tranquillamente rivedere. Adesso cedo la parola e ovviamente il video a Salvatore Corso, che invece ci parla dalla sua abitazione di Cesena, e gli do un caloroso benvenuto. Salvatore in questi anni ha fatto un'ottima, una grande esperienza nella creazione di famiglie. Adesso poi ve ne parlerà lui propriamente, ma volevo introdurlo. È uno dei nostri tecnici specializzati proprio nella realizzazione di famiglie, secondo me ha raggiunto alti livelli proprio di parametrizzazione, e soprattutto ha fatto tanta esperienza nel lighting. Abbiamo quasi una ventina di aziende di lighting,
ne faremo vedere qualcuna oggi. Di alcune, ahimè, non abbiamo la possibilità di farle vedere perché è materiale confidenziale, quindi ce ne scusiamo, ma se ci scrivete in privato ne possiamo parlare. E niente, lascio la parola e il video a Salvatore. Quindi poi ci ritroviamo magari alla fine per domande e risposte. A te la parola, Salvatore. Grazie. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Ovviamente un augurio che tutti state bene, che i vostri familiari stiano bene, amici, e speriamo che questa situazione critica possa passare nel più breve tempo possibile, così possiamo tornare a vederci, diciamo, di persona. Allora, la webcam di oggi ha già spiegato Andrea, è dedicata proprio al tema delle famiglie illuminotecniche di Revit. Diciamo che la scaletta della mia presentazione riguarderà proprio una sorta di introduzione di punti chiave sulla creazione di queste famiglie, poi un esempio specifico live proprio sulla creazione in un piccolo edificio, arrivando anche a simulare un calcolo illuminotecnico per l'illuminamento tramite un nostro plugin che distribuiamo, che è Illum Tools, che è l'unico plugin, diciamo, di calcolo illuminotecnico che viene effettivamente, che può essere in qualche modo all'interno di tra le mura di Revit, diciamo, senza esportazioni. E poi la parte finale, se rimane un po' di tempo, vi vorrei mostrare un applicativo per fare rendering in real time e quindi in qualche modo per valutare quello che è la progettazione estetica, no? Illuminotecnica dei nostri progetti. Dunque, le famiglie illuminotecniche, se volete, comunque le famiglie di Revit, per quello che riguarda le illuminazioni, quindi le lighting fixture, si posizionano all'interno, diciamo, della classe delle famiglie caricabili. Questo significa che tutti questi file sono dei file esterni in formato RFA, che devono essere caricati volta per volta all'interno dei nostri progetti. Queste famiglie all'interno hanno anche come dire, la parte dei dati che però a volte può viaggiare tramite un secondo file di testo che si chiama catalogo dei tipi. Quindi generalmente quando parliamo di famiglie illuminotecniche, possiamo dire di famiglie caricabili di Revit in linea più generale, ricordatevi che c'è sicuramente un file di tipo esterno, un RFA, e potrebbe esserci anche un file di testo che riporta i vari tipi delle famiglie. Ovviamente do per scontato che un po' della terminologia di Revit è appresa, no? Quindi che siate utenti, diciamo, anche base di Revit e che quindi il concetto di famiglia e di tipo sia già, come dire, chiaro. La creazione di questi componenti, poi, di queste famiglie, sempre anche a titolo abbastanza generale, può avvenire in maniera parametrica e non parametrica. Revit è sicuramente un software di modellazione parametrica, però non è che tutto deve essere parametrico. Per la mia esperienza, quello che ho notato è che quando si parla di componenti di mercato e quindi siamo in una fase, se volete, della costruzione più avanzata, quindi siamo in fase di progettazione definitiva, esecutiva o costruttiva, sicuramente il Scusa livello di... Salvatore, scusa, puoi Sì. mandare a tutto schermo la Certo. slide, grazie, così almeno si vede anche Ecco qua. meglio. Perfetto, grazie mille. Dicevo che quando siamo in una fase più avanzata, sicuramente il livello di parametrizzazione scende un pochettino. Perché? Perché ci riferiamo a componenti di mercato e i componenti di mercato, generalmente, essendo prodotti finiti, sono invarianti su molti più aspetti rispetto invece a componenti generici dove magari ci preoccupiamo di parametrizzare più variabili. Quindi sicuramente il livello di parametrizzazione di un oggetto tende a diminuire. Nel contempo però il livello di informazione cresce enormemente perché da un componente generico, quindi con informazioni approssimate, su una scala internazionale potremmo dire un 100 o un 200 come livello di definizione, passiamo a componenti specifici di mercato e pertanto la quantità di informazioni cresce perché dobbiamo poi riferirci a determinati standard, che poi magari ve ne citerò qualcuno che può essere utile. Tuttavia, nel mondo dell'illuminazione, se volete, quello che ci risparmiamo molte volte a livello di parametrizzazione degli oggetti, lo recuperiamo non soltanto sui dati, ma anche sulle rotazioni e sulla cinematica degli oggetti. Questo perché i faretti, o comunque, diciamo, i dispositivi di illuminazione, spesso hanno dei movimenti cinematici.
sono orientabili e pertanto, proprio per poter orientare poi la curva fotometrica o l'oggetto in una particolare direzione, dobbiamo costruire all'interno tutta una serie di movimenti dell'oggetto che ovviamente sono un pochettino complessi da inserire, da definire. La prossima slide, invece, l'ho creata per farvi capire un pochettino quelli che secondo me sono i 10 punti principali, una sorta di decalogo, 10 punti principali sulla creazione delle famiglie, cioè quali sono gli aspetti principali che chi vuole creare una famiglia di Revit illuminotecnica deve in qualche modo considerare. Molti di questi punti in realtà riguardano come dire, il saper fare delle famiglie di Revit, però alcune sono sicuramente più specifiche. Partiamo, diciamo, con la parte di geometria. Tutte le famiglie che noi andiamo a fare per i produttori o diciamo anche per i nostri progetti sono tutte fatte con geometrie native. Le geometrie native ovviamente sono più in qualche modo digeribili dal programma, tengono il file sicuramente di una dimensione inferiore e pertanto come primo consiglio è quello, vi dico, di rimodellare ovviamente tutti gli oggetti all'interno di Revit. Questa rimodellazione poi dovrebbe avvenire su 3 diversi livelli di dettaglio, attenzione, non di sviluppo degli oggetti, cioè di LOD, parliamo proprio dei livelli di dettagli di Revit, livello basso, livello medio, livello alto. Questo perché il programma è configurato con questo sistema e pertanto dobbiamo dare al progettista la possibilità di declinare su questi 3 livelli i nostri modelli, le nostre famiglie. Questo ovviamente ci dà diversi vantaggi. Uno rispetto alla scala di stampa. Se devo stampare una scala molto bassa, non so, una 100, una 200, effettivamente troppo livello geometrico rischierebbe magari di creare una cosa incomprensibile. D'altro canto, avere la possibilità per l'utente di scaricare molto il carico della scheda grafica in viewport fa sì che effettivamente, diciamo, si possa lavorare meglio, soprattutto su grossi progetti. Vi mostro questa cosa anche con un particolare riferimento, se volete, un po' specifico. Queste sono delle famiglie di un produttore che abbiamo seguito direttamente, per cui abbiamo creato le famiglie che si chiama Catellani & Smith, fa oggetti per lo più decorativi, quindi luci decorativi. Le famiglie a breve saranno a disposizione per gli utenti, sono in fase di completamento di testing. Per cui diciamo fra un pochettino potranno essere disponibili allo scaricamento. Vi diamo un'anteprima per il momento. Queste famiglie qui, adesso prendo una famiglia particolare che è questo oggetto qua, lo prendo volutamente perché qui si è creato un problema, no? Il problema è questa geometria qui. Questa geometria è una geometria organica e Revit, se lo conoscete, se avete fatto un pochettino di modellazione, ha degli strumenti molto basilari per la modellazione e soprattutto la modellazione così organica di superfici non è possibile, neanche diciamo inventandosi chissà quale sistema. Quindi in questo caso specifico, soprattutto perché il prodotto, poi la bellezza del prodotto è proprio questa superficie organica, sono stato costretto in qualche modo a importare una geometria esterna. Però come vedete la geometria esterna non riporta la tessellatura, la mesh, cioè tutti quei triangoli che compongono la superficie. Questo perché è stata innanzitutto modellata in maniera matematica, quindi è stata creata una NURBS. Dopodiché è stata prima esportata in SAT. Revit potrebbe prendere direttamente il SAT, però il consiglio che vi do è di passare prima da AutoCAD, che è meglio, nel senso che quello che vedo è che facendo un doppio passaggio SAT, AutoCAD, DVG, quindi esportazione DVG e Revit, questo viene digerito molto meglio dal programma. E spesso e volentieri quello che importate in SAT dà degli errori, quello che invece fate passare dal DVG non li dà. Quindi un consiglio è quello di passare direttamente da AutoCAD e poi da Revit e poi arrivare dentro Revit. In questo caso, questo ovviamente è il livello di dettaglio massimo, magari isoliamo un oggetto e guardiamolo più da vicino. Questo oggetto qui è stato declinato comunque in 3 diversi livelli di dettaglio. Questo è il livello massimo, poi c'è il livello medio, dove vedete che molte cose si semplificano. Ovviamente questo tipo di semplificazione avviene rimodellando le cose più volte, purtroppo, perché non è sempre possibile spegnere semplicemente degli oggetti. Fino a arrivare a un componente di dettaglio, vedete, medio, dove di fatto quasi
il concetto è quello di definire quello che è l'ingombro dell'oggetto, ok? Chiaramente, vi dico, famiglie secondo me di buona qualità passano da, non dico un triplo lavoro, però sicuramente l'utente si deve mettere lì e pensare ogni volta all'oggetto come può essere declinato in queste tre, diciamo, varianti, livello di dettaglio basso, medio e alto, che sicuramente comporta più lavoro rispetto a modellare semplicemente a un unico livello di dettaglio. Tutte le famiglie, ovviamente, adesso ripristiniamo quello che è. Tutte le famiglie, come vedete, si declinano con questo sistema. Bene, torniamo al nostro decalogo. LOD, ecco, il LOD, il cosiddetto livello di sviluppo, in questo momento vi mostro quella che è la scala, secondo me quella, come dire, più operativa, passatemi questo termine, che è quella del BIM LOD Forum. Generalmente gli oggetti specifici, cioè gli oggetti di mercato, il consiglio in questo caso, soprattutto per le luci, è quello di arrivare a un LOD 350, che è, se volete, lo step intermedio tra un, diciamo, negli oggetti specifici c'è il 300, il 350 e il 400. E il 400 ovviamente è un componente per la prefabbricazione, per il dettaglio, è ovviamente un componente di mercato come la luce, è una cosa che acquistiamo, non c'è bisogno della modellazione di dettaglio. C'è bisogno di una modellazione specifica, però il 350, diciamo il gradino intermedio, prescrive anche i sistemi di interfaccia. Quindi generalmente nelle famiglie della luce quello che vado a modellare è magari quelli che sono i sistemi di interfaccia con l'edificio, in questo caso non so, una semplice flangia di supporto. Perché in questo modo do al progettista subito, come dire, coscienza di come l'oggetto deve essere montato e molte volte magari questi sistemi di interfaccia sono anche ingombranti e quindi potrebbero creare interferenze con altri sistemi dell'edificio. Terzo punto, sicuramente fornire alle nostre famiglie di connettore elettrico. Il connettore elettrico, se seleziono questa famiglia, è questo oggetto che poi viene rappresentato così, mentre all'interno della famiglia è una sorta di cerchio verde. E il connettore elettrico dà delle informazioni di connessione logica elettrica al progettista, quindi il numero di poli, se è monofase o trifase, per esempio, la tensione di funzionamento, il carico apparente e infine la classificazione del carico, perché così il progettista elettrico potrebbe anche fare un calcolo con un coefficiente di contemporaneità all'interno del programma. Materiali. Ecco. Le famiglie che poi devono essere pubblicate sicuramente devono essere in qualche modo dotate di tutti i materiali. Chiaramente è lavoro in più, ma molte volte, come in questo caso, l'unica variante, cioè la declinazione del prodotto tra famiglie e tipi, avviene per materiali. E quindi è importante che questi siano effettivamente definiti. Andrea, chiedo scusa un secondo anche a tutti, mi date soltanto un feedback se si sente bene, se è tutto chiaro? Sì, io ti sento forte e chiaro, non hai... per me va bene, adesso vedo un attimo le Ok. domande. Sì, ho visto anch'io. Sì, si sente Tutto a bene, posto, procedi vedo pure, qui. tranquillo. Ok, molto bene, grazie per il Ovviamente feedback. poi Allora. le domande magari sul tema le facciamo alla fine, così almeno facciamo un discorso complessivo, poi invece lasceremo spazio alle domande che... immagino saranno anche abbastanza numerose. Grazie. Allora, bene, eravamo arrivati ai materiali, quindi delle buone famiglie secondo me devono avere anche delle buone definizioni di materiali all'interno no del nostro progetto, per diverse ragioni. Una potrebbe essere soltanto anche per uno scopo di visualizzazione. Poi arriviamo forse a uno dei punti più importanti, soprattutto sulle famiglie specifiche, che sono i dati. I dati che spesso e volentieri significa anche riferirsi a determinati standard e a sistemi di classificazione. E qui entriamo, purtroppo, secondo me, nel mare magnum degli standard. Non c'è una linea comune da seguire, per il momento vige ancora il buon senso e ovviamente vige, se volete, anche i dati che il produttore ha in qualche modo a disposizione. Però capite che quando io mi trovo con una famiglia o a creare delle famiglie, sicuramente la mia preoccupazione è quali dati fornire al progettista, ma anche semplicemente come chiamare i parametri. E
E questo è sicuramente un punto focale. Ci sono alcune risposte e altre che sono effettivamente in fase di sviluppo, per esempio il CEN, che è una sorta di Commissione Europea di Standardizzazione, sta creando sulla base delle ISO dei cosiddetti Product Data Template. Cos'è un Product Data Template? Non è altro che un foglio di Excel dove, diciamo, sono state definite in maniera standardizzata le informazioni che devono essere inserite, diciamo, famiglia per famiglia. In questo caso stiamo parlando, non so, di una famiglia, diciamo, di luci stradali e questi sono, per l'NBS, che l'NBS non è altro che il National Beam Standard in inglese associato al RIBA, che è il Royal Institute of British Architects, e loro hanno creato, sono tra i pochi perché che io conosca ci sono, c'è cioè l'NBS e il CIBSE, che è quest'altro ente qui, che non fanno altro, vedete, che definirci quelle che secondo loro sono i parametri e le informazioni a livello standard che le famiglie, i prodotti a livello di costruzione dovrebbero contenere. Chiaramente qui capite che qui, per esempio, il CIBSE prescrive circa 180 parametri per ogni singolo oggetto, quindi una dimensione di informazioni estremamente elevata. Molte volte, diciamo, invece i produttori hanno a che fare con una ventina di parametri, per cui per questo vi dico, vige sempre il buon senso. Cerchiamo in qualche modo di fornire quelle che sono le informazioni minime. Generalmente poi, oltre a questi due standard, cioè il CIBSE e il National Standard, in attesa che magari ci sia veramente, come dire, un sistema europeo, no, di codifica dei prodotti, vi volevo citare anche l'ETIM, che ho conosciuto da poco, ma sta facendo un lavoro veramente di standardizzazione egregio, sempre un'associazione non profit, quindi c'è una comunità dietro non a scopo di lucro. Per il momento riguarda molto la parte elettrica, però penso che è un lavoro che deve essere citato perché? Perché secondo me è la strada giusta, ovvero hanno definito tutta una serie di prodotti. Questo, per esempio, è uno spot montato a soffitto oppure anche montato a parete, come vedete. Ognuno di questi prodotti ha definito delle features. Le features non sono altro che i parametri. Questi parametri sono univoci, hanno addirittura molti un valore di codice già presettato, quindi non è che il valore me lo devo inventare, devo scegliere tra una serie di valori che sono a disposizione, ma la cosa secondo me più interessante è che ogni feature, cioè ogni parametro, effettivamente è normato con un codice. E questo rende le cose molto più semplici, soprattutto in ambito internazionale, perché questo codice poi viene declinato, vedete, in tutti i linguaggi, c'è anche la parte italiana, e vedete che c'è una traduzione, diciamo, letterale in diverse lingue di quel codice features che rappresenta in questo caso il tipo di apparecchio. Questo, a mio avviso, se prende un pochettino piede, potrebbe essere veramente una sorta, come dire, di punto di svolta, no? Nella creazione, nell'associazione delle informazioni delle famiglie, perché in qualche modo, vedete, facciamo riferimento a uno standard che mi pare già molto maturo, ok? Purtroppo, come vi dicevo, è ancora molto sulla parte elettrica e poco a livello di costruzioni, però ci arriveremo, ecco. C'è anche una parte ISO che, come vi dicevo, sta definendo questi data template, questi product data template che in qualche modo possono viaggiare sia all'interno di Revit che esternamente. Per cui il produttore, immaginate che prende questo template, lo compila con i dati in possesso e poi lo restituisce al progettista o lo rende disponibile al progettista in modo che possa essere allegato letteralmente come product data sheet. Bene. L'altro standard che sicuramente tutti dobbiamo in qualche modo, diciamo, fare nostro è l'IFC. L'IFC, vedo che molte volte, magari sulle persone un po' meno esperte del settore, viene identificato semplicemente come un formato di esportazione. Non è così. L'IFC è uno standard. È certo un formato di esportazione aperto e libero, ma è soprattutto uno standard. Questo significa che all'interno dell'IFC sono presenti un po' come le categorie di Revit, ma si chiamano classi. Delle più grosse problematiche è che le categorie di Revit non sempre corrispondono con le classi IFC. Nel caso invece dei lighting fixture ci sono una serie di classi IFC che sono molto specifiche sui lighting fixture
E quando voi scegliete una classe IFC, questa classe IFC effettivamente riporta quelle che sono le proprietà che dovrebbero essere contenute all'interno degli oggetti di Revit. Questo è molto importante, uno per darsi, come dire, un sistema di standardizzazione aperto e in qualche modo internazionale, no? Building Smart è assolutamente uno dei pochi enti più riconosciuti a livello internazionale. Secondo, se le famiglie sono già, come dire, mappate con questi tipi di parametri, significa che state rendendo al progettista l'esportazione molto più rapida. Vi spiego il perché. Per fare in modo che, per esempio, che ne so, il total wattage venga scritto esattamente nel punto corretto all'interno dell'IFC, quello che deve accadere è che ci deve essere una sorta, come dire, di relazione. Cioè io devo dire, che ne so, quello che ho chiamato luminaire wattage deve finire dentro total wattage. Questa cosa può essere fatta o automaticamente o tramite una mappatura parametro per parametro all'interno di Revit. Chiaramente è molto più conveniente in fase di creazione delle famiglie creare già questo parametro con questo nome e in fase di esportazione Revit lo metterà direttamente nel punto corretto. Chiaramente richiede sempre lavoro in più e uno standard in più a cui riferirsi. Poi di standard ce ne sono molti altri, c'è il CoBE per esempio che secondo me proprio a livello di manutenzione è tra gli standard di riferimento obbligatori nel Regno Unito. E da noi ancora poco, se volete, implementato barra conosciuto, però è sicuramente uno standard veramente utile. E anche lì si tratta di inserire ancora altre informazioni rispetto ad un nuovo standard. Sui sistemi di classificazione, qualche parola rapidissima. Io sempre implemento almeno l'Uniclass perché è innanzitutto gratuito. Secondo, fa riferimento comunque al Regno Unito, quindi ha, come dire, un sistema che è abbastanza vicino al nostro europeo e devo dire che è fatto molto molto bene. Quindi generalmente tutte le famiglie hanno al loro interno, ve ne mostro qualcuna così potete vedere, sia la parte che riguarda i parametri IFC, come vedete già settati, che effettivamente poi un sistema di classificazione che è questo qui, che in questo caso è l'Uniclass. I sistemi di classificazione sono molto comodi perché permettono poi in qualche modo di rintracciare gli oggetti, eseguire analisi in maniera molto più, se volete, di sistema, piuttosto che riferirsi magari alla denominazione dei prodotti che può essere in qualche modo sempre diversa. Ok, bene. Andiamo avanti con il nostro decalogo. Cerchiamo di andare un pelino anche più in fretta, voglio far vedere anche qualcosina sul programma. Catalogo dei tipi. Catalogo dei tipi, secondo me, è fondamentale per la generazione massiva dei vari tipi di famiglia. È quel file TXT di cui vi parlavo, ma soprattutto, diciamo, vi permette in qualche modo di tenere sempre sotto d'occhio i dati, anche, diciamo, con riferimento al produttore. Le nostre famiglie devono contenere le fotometrie IS, quindi significa che andiamo ad attivarle. Ogni oggetto all'interno deve aver caricata il corretto solido fotometrico. Qui ci sono diverse metodologie, ovviamente adesso non c'è il tempo di spiegare bene come si costruiscono queste cose, però è importante effettivamente che diciamo l'IS sia contenuto all'interno della famiglia. Contate che Revit in qualche modo, in alcune situazioni, non in tutte, rende l'IS all'interno del file. Quindi io non vi devo consegnare anche il file IS esterno, ma è già contenuto all'interno della famiglia. Però non è l'unica situazione, diciamo, disponibile. Per questo vi dico, ci sarebbe da fare un approfondimento, ma non è questo il momento. Rotazioni puntatore. E qui entriamo, diciamo, sicuramente nei punti un po' più critici. Le rotazioni da fare non sono semplici, quindi sicuramente rimane una parte abbastanza complessa da mettere in piedi. Ci sono diversi metodi. Io uso ad esempio il metodo con le rivoluzioni perché è quello che rende le geometrie più leggere, dovendo fare meno annidamenti. Però, per esempio, se ritorniamo sul prodotto di prima, dove ci sono delle rotazioni, queste sono effettivamente, queste qui sono effettivamente parametrizzate all'interno della famiglia. Quindi in questo caso i due dischetti possono muoversi, possono ruotare, e
E come vedete ci sono dei parametri di stanza che non fanno altro che muovere, che ruotare in tutti e due angoli i vari faretti. Pensate a questa cosa soprattutto su uno spot orientabile, ma su una downlight, su un proiettore, l'importanza che può avere. Non ci sono però soltanto le rotazioni, ci sono tante altre cose che bisogna parametrizzare a livello cinematico, come per esempio l'altezza delle sospensioni, oppure eventuali slittamenti delle geometrie, come avviene magari in questa famiglia qua, dove vi metto in wireframe così vedete praticamente qui scorre questo elemento, e anche qui abbiamo la possibilità, vedete, tramite un parametro di stanza, di permettere lo slittamento di quell'elemento, perché qui effettivamente cambierebbe un po' il fascio luminoso, ma soprattutto perché diamo al progettista le reali capacità poi diciamo di movimento dell'oggetto. Una cosa che poi, un piccolo consiglio che posso darvi rispetto a questi sistemi è di creare all'interno delle famiglie dei vincoli, nel senso che capite che se io parametrizzo, un parametro non può essere bloccato fino a un certo valore, cioè quindi l'utente qui potrebbe mettermi un valore che, non so, porta questo oggetto ben fuori dalla campana, dallo shade. E in questo caso, secondo me, un buon costruttore di famiglie deve anche inserire all'interno tutti quei vincoli che permettono, diciamo, all'utente di muoversi entro i limiti possibili dell'oggetto. E questo vi assicuro che richiede molto tempo, perché dobbiamo capire realmente come funziona l'oggetto per poterlo fare. Ok? Un esempio, se volete, anche un po' divertente, che mi piace far vedere, è questo qui. Questo l'ho preso un po' come una sfida, in realtà non è un prodotto che abbiamo fatto per la pubblicazione, è, come immagino abbiate capito, la lampada d'IKEA, quella che si apre, e qui chiaramente c'è tutto un meccanismo che però, cioè, non è che va all'infinito, apre questa sfera in un certo modo con un determinato range. Allora, generalmente quello che io consiglio è quello di creare un parametro che si chiama percentuale di, in questo caso percentuale di apertura. Perché? Perché l'utente così non si deve in qualche modo destreggiare tra valori di slittamento, ok? Ha una percentuale che va da 0 a 100 e quindi decide lui di quanto vuole aprire l'elemento. Quindi qui abbiamo il parametro che si chiama opening percentage, si passa da 0 a 100 con la nostra lampada totalmente aperta. E chiaramente qui potrebbe mettere anche un valore superiore al 100, ma vi assicuro che diciamo è vincolata, cioè potrebbe mettere 200 e questa rimane effettivamente così, perché all'interno ci sono tutta una serie di condizioni che ho in qualche modo inserito che permettono all'oggetto di non, come dire, di rimanere sempre coerente dal punto di vista degli elementi. Quindi un altro consiglio, secondo me, è quello di ragionare in questo modo. Questa è la percentuale di apertura al 50% per tornare allo 0%. Bene, ovviamente molte volte la creazione di questi oggetti, devo dire, danno anche un po' di soddisfazioni. Ecco. Tornando alla parte poi del puntamento, quindi ho parlato un pochettino nel dettaglio alla BIM Conference, ci sono dei sistemi che ho in qualche modo creato, insomma, che ho inventato, come dire, per il puntamento in maniera un po' più comoda. Capite che se ho un faretto come questo, devo puntare in questo punto, devo beccare due angoli, devo beccare sia un angolo planare che un angolo direzionale. E quindi o vado per tentativi o faccio delle misurazioni, poi inserisco, capite che si perde un pochettino di tempo. In questo caso, tramite un sistema, diciamo, trigonometrico, ho fatto in modo, ve lo mostro rapidamente, che gli oggetti, immaginate che io devo inquadrare questo oggetto qui, magari lo giriamo così, io seleziono il mio faretto, ho delle manigliette che io vado a trascinare direttamente sull'oggetto e non fanno altro, vedete, che portare il puntatore, che è l'altro elemento che vi consiglio di inserire come indicazione, al punto, diciamo, desiderato di puntamento. Ovviamente dietro c'è solo della matematica, significa che trovando LP, che sono le manigliette che vado a spostare, tramite due formule trigonometriche non faccio altro che restituire l'angolo planare e l'angolo direzionale secondo questo schema. Questo
Questo potrebbe essere, magari non a livello come dire, di pubblicazione, ma proprio a livello di progettazione, uno strumento che vi aiuta nel puntare i vari elementi. Ed è anche abbastanza semplice da implementare, tutto sommato. Dimensione dei file. Qui bisogna stare sicuramente molto molto attenti perché le nostre famiglie potrebbero creare problemi poi agli utenti, quindi generalmente le famiglie dovrebbero andare dai 400 kB a 1,2 MB. Le famiglie luminotecniche, se fatte bene, cioè se ovviamente anche abbastanza spinte dal punto di vista geometrico, vedete anche, avete visto la qualità, no, delle geometrie modellate, generalmente si fermano intorno al mega, mega e 2, che secondo me è un buon valore per quello che offriamo. Senza contare poi che includendo anche diciamo, la famiglia annidata che contiene l'IS, come dire, è abbastanza fisiologico che la dimensione dei file aumenta. Infine, anche questo secondo me è un punto importante, gli accessori. E questa è una tematica molto scottante, soprattutto in ambito di prodotto. Sappiamo che molti oggetti hanno magari centinaia di accessori, come dire, configurabili. Revit purtroppo non nasce per le configurazioni di prodotto e quindi ha dei deficit proprio strutturali. Per cui vi dico, generalmente la mia tecnica è quella di modellare solo i principali, cioè quelli che a livello geometrico sono in qualche modo preponderanti, e trattarli come famiglie annidate e condivise. Le famiglie annidate e condivise, come sapete, sono poi visibili, cioè sono computate all'interno del progetto. Quindi Revit non vede solo la lampada, ma vede anche l'accessorio. E questo il progettista, ovviamente, per creare un ordine, per creare un computo, è fondamentale perché si ritrova realmente l'oggetto. Bene, spero di non essere stato troppo tecnico e magari noioso, però secondo me sono 10 punti che in qualche modo possono servirvi nella creazione delle famiglie numerotecniche e non solo. Adesso passerei alla parte un pochettino più live. Nel frattempo, Andre, se vuoi dire qualcosa, se vuoi aggiungere qualcosa, così per staccare No, va bene. un attimo la mia Hai fatto presentazione. una bella carrellata di esempi di come si possono impostare le famiglie. Poi, ovviamente, non sono tutte uguali, dipende da come vogliamo realizzarle, da che contesto. Giustamente, tu hai fatto una distinzione, hai fatto vedere un esempio di un decorativo, Cadelani e Smith. Poi ci sono quelle che invece fanno più tecnico, interni, esterni. Diciamo che le famiglie hanno diverse peculiarità in base agli oggetti luminotecnici che devono rappresentare. Questo è sicuramente fondamentale. Però è che sei stato abbastanza chiaro. Ripeto, questo non è un corso sulle famiglie, ma è un po' far vedere qual è il nostro approccio alle famiglie di Revit, o meglio il tuo approccio alle famiglie di Revit, per poterle fare in una maniera corretta, avendo dei parametri ben precisi che di solito vengono dettati dalla stessa casa madre. Anche questo è importante. C'è chi vuol far vedere delle cose, c'è chi vuol far vedere invece delle altre, quindi diventa importante. Intanto, visto che ci sono delle domande, ma io direi di lasciarle alla fine, sono sicuramente interessanti Sì. e cercheremo di rispondere, però finiamo un attimo questo discorso, non abbiamo più tanto tempo, abbiamo ancora un 10 minuti, un quarto d'ora, e poi facciamo libero sfogo alle domande. Prego. Allora, ecco qua. Adesso sto caricando, ho un piccolo progetto di esempio molto semplice con degli uffici, soltanto per far vedere un po' un live di inserimento, però sto aprendo una famiglia di Philips, scaricabile liberamente online. Philips ci ha fornito la famiglia, quel file di testo che è il catalogo dei tipi. Questo, diciamo, in fase di apertura della famiglia, che deve essere fatto col comando carica famiglia, però come condizione, apre questa maschera di scelta. Questa maschera di scelta è molto comoda perché io posso filtrare poi quelle che sono le mie lampade, magari su diversi parametri. Gli dico, fammi vedere soltanto una temperatura di colore di 3000, fammi vedere un flusso luminoso da 3600, e quindi riesco magari su centinaia di tipi a scegliere quelli che mi interessano. Prendiamo questo, lo andiamo a caricare all'interno del nostro progetto, dopodiché andiamo nella pianta dei controsoffitti e inseriamo queste famiglie.
Queste famiglie sono delle famiglie, come si vede qui, basate su superficie, quindi non devo dare un livello, ovvero potrei dare anche un livello con un work plane, però posso anche effettivamente inserirle direttamente associate alle superfici. Andiamo a metterne 4, magari facciamo così per andare un po' più veloce, questo. Andiamo a allinearla, poi dopo lo sposteremo. Vi mostro anche, faccio una sezione, che bisogna, quando ci sono delle famiglie basate su superficie, l'orientamento dipende dalla normale della superficie a cui viene associata. E come vedete, in questo caso la normale, diciamo, sarebbe sbagliata. Quindi dobbiamo, con questo pulsante qui, effettivamente mettere, diciamo, l'orientamento corretto della nostra famiglia. Andiamo di nuovo nel controsoffitto, selezioniamo la nostra lampada e copiamola una serie di volte. Poi le prendiamo tutte e due. E facciamo questo lavoro. Bene, abbiamo inserito le nostre famiglie illuminotecniche. Chiaramente queste sono associate al controsoffitto, che in questo caso è tra l'altro di un progetto linkato. Quindi questo progetto architettonico che vedete non è altro che un link di Revit. Questo vi porta anche a una considerazione, ovvero se dovete fare delle famiglie, ricordatevi di non fare famiglie basate su controsoffitto, su pavimento, su muro, su tetti, perché altrimenti chi lavora su file linkati non può semplicemente utilizzarle e purtroppo non sono anche convertibili. Quindi è bene ricordarsi di questo perché altrimenti rischiamo di non coprire tutto il parco utenti. Bene, a questo punto, che abbiamo fatto un inserimento molto semplice, ovviamente potrei metterle sulle altre, ma fermiamoci all'interno di un singolo ambiente, vi volevo mostrare come può avvenire il calcolo illuminotecnico con Elum Tools. Elum Tools è un plugin che noi distribuiamo, come dicevo, che è l'unico plugin di simulazione illuminotecnica che lavora direttamente all'interno di Revit. Quindi sfrutta direttamente le famiglie, sfrutta il modello e le geometrie, esegue il calcolo in una famiglia esterna, dopodiché i dati rientrano sempre all'interno di Revit e sono a disposizione del progettista. Andiamo a inizializzare il progetto. È secondo me fatto molto bene come plugin perché è molto lineare nel funzionamento, è veramente semplice. Tra l'altro, nel frattempo che carica, vi chiarisco anche una cosa, ovvero Revit, voi caricate effettivamente il solido fotometrico, ma per Revit non è altro che un oggetto non parlante. Quindi voi potreste per esempio mettere un IS che spara 1850 lumen, e poi scrivere nel campo del parametro, proprio quello dedicato ai lumen nativo di Revit, un altro valore, perché Revit non lo legge il file IS. Elum Tools se ne frega altamente di tutto quello che noi scriviamo e va a leggere direttamente le fotometrie. Quindi nel Luminaire Manager voi troverete, in questo caso vi faccio vedere, la famiglia caricata e qui sotto troveremo la sorgente, vedete, che lui legge e questi sono i dati che ovviamente sono iscritti nel file di testo della nostra sorgente. Quindi questo è un piccolo, come dire, una piccola particolarità di Elum Tools che diciamo prescrive che i dati vengono sempre letti soltanto dai solidi fotometrici e non dai dati che inseriamo all'interno di Revit, ad eccezione della temperatura di colore perché come sapete nei file IS non è riportato. Bene, a questo punto vado a mettere dei punti. In questo caso metto dei punti direttamente sul vano, sul locale. Adesso verrà fuori una maschera che è questa dove di fatto vado a mettere, non so, 450 mm e l'altezza di calcolo a 750. Dopodiché potrei decidere, vedete, di calcolare determinate metriche come l'illuminamento, magari la luminanza oppure l'UGR, no? Per i fenomeni di abbagliamento. Bene, adesso che ho creato questo tipo di, diciamo, di elemento, come vedete è comparso una sorta di oggetto di calcolo di Elum Tools che mi fa capire che, insomma, che in questo spazio devo calcolare dei punti. Poi i punti possono essere aggiunti ai vani, alle superfici, alle regioni, però adesso non entriamo troppo nel merito. Fatto questo, tralasciando la parte di mappatura materiali con i vari indici di riflettanza che ovviamente devono essere settati oppure possono essere già settati nei materiali, andiamo a eseguire il calcolo. Quindi andiamo a calcolare direttamente questo space.
Adesso si aprirà una finestra, diciamo, flottante dove viene eseguito il calcolo in AGI32, quindi tramite un algoritmo di radiosity. Eccolo qua. Vedete che lui in questo momento sta considerando anche tutti gli arredi, quindi chiaramente in un calcolo più corretto io lascerei soltanto l'area del compito, mentre tutto il resto effettivamente andrai a spegnerlo. Ecco qui, il calcolo è stato, diciamo, completato. Adesso ci mettiamo all'interno. Come vedete, nei punti scelti viene riportato effettivamente il valore di illuminamento. Quindi su un ufficio dovremmo stare intorno ai 500 lux, come vedete sul tavolo circa 550, quindi direi che va bene. Dopodiché, ovviamente all'interno di questo ambiente possiamo fare diverse cose, tra cui visualizzare in falsi colori, visualizzarle, insomma, creare anche degli, come dire, delle visualizzazioni che poi possiamo esportare e addirittura anche fare un calcolo in ray trace, cioè una sorta di rendering. Diciamo un pochettino più accurato. Bene, all'interno ovviamente poi hanno aggiunto che prima non c'erano la possibilità di visualizzare anche le Isolux. Comunque, diciamo qui possiamo visualizzare il nostro modello in svariati modi. La cosa interessante è che anche se noi non ce ne siamo accorti, Elum Tools ha già riportato questi dati che abbiamo calcolato all'interno di Revit. Quindi qui all'interno dell'ufficio in realtà noi abbiamo la possibilità di visualizzare quelli che sono i dati. I dati vengono visualizzati direttamente sulle piante di Revit, ovviamente adesso mi metto in una scala un pochettino più, diciamo, corretta, anche troppo, vediamo, 25. Quindi senza, come dire, creare altro o altri disegni, i dati vengono direttamente riportati all'interno del programma e vengono visualizzati in diversi modi. Uno di quello è tramite una matrice di punti che riporta ovviamente il valore di illuminamento e una scala, oppure anche tramite, che non è male, una mappa spaziale. La mappa spaziale ci mostra effettivamente, diciamo, il valore con un riempimento. È praticamente equiparabile alle Isolux di fatto come sistema. Ricordiamoci però che questi dati in realtà poi sono richiamabili ovviamente tramite i classici abachi di Revit, quindi ho la possibilità diretta di creare un abaco. In questo abaco vado per esempio a definire quelle che sono, volevo anche, eccolo qua, volevo anche l'uniformità. Ok, andiamo a creare adesso rapidamente, giusto per darvi, ecco qua. Come vedete, qui abbiamo l'ufficio 26, una media di 550 lux, massimo 739, ecco, minimo 0. Attenzione quando leggete minimo, perché vuol dire che probabilmente ci sono dei punti totalmente oscuri e non è difficile comprenderlo, sono quelli all'interno di questo armadietto. Ok? Quindi qua dentro ovviamente non entrandoci luce, l'illuminamento è zero, però questo capite che ci può portare a un problema sull'uniformità e, comunque sul dato effettivo. Quindi per questo vi dicevo che effettivamente alcune cose vanno spente in un calcolo più accurato, quindi gli arredi vanno sicuramente spenti. Bene, vi ho mostrato rapidamente quello che è effettivamente un'analisi rapida, no? Però avete visto quanto ci ho messo effettivamente, non ho fatto niente di particolare. Immaginate fare la stessa cosa, magari su un'esportazione, per non tanto lo sappiamo tutti, molte volte le cose bisogna rimodellarle su altri programmi, come per esempio Dialux. Mentre qui siamo all'interno delle mura di Revit, l'altra faccia della medaglia, tanto voglio dire, è giusto sia mostrare i pro che i contro di questa soluzione. È che Elum Tools non fornisce magari in automatico quei report PDF con tutti i diagrammi, con tutte le cose che chiaramente i progettisti illuminotecnici apprezzano molto di quei programmi, che subito vi danno un output ben definito con tutti gli ambienti, con la rispondenza alla normativa e così via. Qui lavoriamo col dato puro, quindi lavoriamo sul modello, lavoriamo con i dati. Se dobbiamo effettivamente rispondere a una determinata normativa, lo devo fare, diciamo, in maniera autonoma. Quindi generalmente quando l'ho utilizzato effettivamente per lavoro, ho creato le aree del compito, ho creato la zona sottostante per avere, rispetto alla normativa UNI, quelle che erano le prescrizioni rispettate, sia rispetto all'illuminamento medio, che all'uniformità, che ai fenomeni di abbagliamento UGR.
Andrea, ce li ho altri 5 minuti. Sì, vai, vai, vai tranquillo. Ok, vi faccio vedere l'ultima cosa che secondo me è interessante, sempre a livello, come dire, di visualizzazione. Ho caricato in questo momento una famiglia di Sims, quindi in questo caso uno slot di illuminazione esterno, ne vado a posizionare qualcuno sulle mie superfici, dopodiché magari cerchiamo almeno di metterli alla stessa altezza. Ok, magari ne metto anche qualcuno rapidamente qua, perdo soltanto qualche secondo. Anche queste qui sono famiglie liberamente scaricabili da internet. Selezioniamo tutte le istanze nel progetto e poi diamo lo stesso valore in altezza. Ecco, bene. Un altro strumento che secondo me può essere molto interessante è Enscape, che anche noi distribuiamo. Enscape non è altro che un renderizzatore in tempo reale, devo dire con una qualità molto molto alta, diciamo. Ovviamente non arriva ai livelli di 3D Studio, però sicuramente per lo sforzo che andiamo a mettere in campo fornisce una qualità veramente notevole. Come prima, vedete, siamo rimasti sempre all'interno di Revit. Come prima, vi basterà essenzialmente riprocessare automaticamente il modello e visualizzare questo modello navigabile in real time renderizzato. Nel frattempo che carica, che magari prende 1 minuto, ovviamente, sempre rimanendo in casa Autodesk, noi abbiamo la possibilità di dialogo con 3ds Max. Quindi all'interno di 3D Studio Max poi possiamo creare render con una qualità fotografica, in questo caso, scegliendo poi il motore di rendering che più ci interessa. Questa immagine che vi mostro non è altro che un modello di Revit esportato all'interno di 3D Studio Max. Ovviamente va fatto un po' di lavoro, no? Le cose vanno ritexturizzate, probabilmente a seconda del motore che utilizzate di render, che potrebbe essere Arnold, V-Ray e così via, va fatto ovviamente un aggiornamento anche delle sorgenti luminose, dopodiché questo è il risultato. Chiaramente parliamo di un risultato fotorealistico, ok? Però chiaramente dietro c'è anche come dire, superiore. Ecco qua, questo è il nostro Enscape invece. Enscape, come vi dicevo, renderizza in real time. La cosa interessante è che legge direttamente i file IS contenuti all'interno delle famiglie di Revit. Quindi adesso, tramite una semplice scorciatoia da tastiera, mi porto in vista notturna. Come vedete, i nostri spot si sono accesi, si sono attivati. E questo è il risultato, no? Che io posso percepire, no? In un ambiente renderizzato, in real time, quello che è l'aspetto, no? Del progetto illuminotecnico che sto in qualche modo, diciamo, mettendo in piedi. Questo Questi è sono interessante anche in Simes, un'ottica, secondo me, di presentazione al cliente. Come? Salvatore? Salvatore, sono Simes Come questi Andrea? esterni? Sono Simes questi esterni? Questi sono di Simes, sì. Sì, sono Simes. Lo chiedeva quello di Simes, Ovviamente giustamente. dicevo, questo qui effettivamente può essere un ottimo sistema anche di presentazione in real time al cliente. Contate che poi il tempo di renderizzazione prende 30 secondi, ok? Quindi abbiamo realmente la possibilità di produrre svariate decine di render per far capire un po' quelli che sono gli aspetti del nostro progetto. Siccome è un modello navigabile, mi porto all'interno dove avevamo messo le nostre luci. Ecco qua, questo è l'ufficio di prima che vi ricordate avevamo illuminato. Ecco, notate che qui non si vede la parte accesa perché nelle famiglie di Philips non c'era un materiale light source, quindi un materiale che simula l'emettitore e quindi non sembrano accese, ma questa è una cosa che si risolve in pochissimo tempo. Okay?
notate la qualità, direi che per il tempo che ci vuole è assolutamente, come dire, rimarchevole. Bene, io mi avvio alla conclusione, ho cercato di mostrarvi un po' quelle che secondo me sono le cose interessanti, no? Di questo mondo, anche se volete nella prima parte un pochettino tecniche. Adesso direi che magari do un'occhiata rapida alle domande per vedere un po' se c'è qualcosa che Sì, possiamo, ci a cui possa sono parecchie rispondere. Nel domande. frattempo, Se Andrea, se scarico. vuoi fare tu una parte di conclusione su questa. No, direi che possiamo dare. Ci sono parecchie domande, quindi possiamo fare adesso un botta e risposta con le domande abbastanza veloce, però lo possiamo fare. Se sali sopra, la prima dovrebbe essere circa a metà. Ci chiedono se i dati degli apparecchi di illuminazione come IFC, cioè IFC, sono un'alternativa a Revit senza perdita. Non capisco la domanda, nel senso cosa vuol dire senza perdita? Probabilmente in esportazione, però vabbè, qua stiamo parlando di una progettazione all'interno di No, allora, Revit. sì, cerco di spiegare un attimo la questione. Se io inserisco dei dati all'interno del lampade di Revit e poi faccio un'esportazione in IFC, che cosa succede? Succede che Revit non sa dove mettere quei parametri, quindi dove li mette? Li mette alla rinfusa all'interno dell'IFC. Chiaramente un file IFC organizzato in questo modo è difficilmente utilizzabile, perché le informazioni non sono nel punto in cui dovrebbero essere, quindi rischia di essere un problema per la ricerca dei dati. Se viceversa facciamo le famiglie con già i parametri IFC, quel minimo set di informazioni va a finire esattamente dove deve stare. Questa cosa può avvenire, come dicevo, in due modi, o mettendo all'interno delle famiglie dei parametri che già si chiamano come il corrispettivo normato in IFC, oppure bisogna fare una mappa di traduzione all'interno di Revit che dice questo parametro deve finire esattamente qua. Per cui è questa la questione fondamentale. Non è che i parametri che non sono IFC non vengono esportati ma alla rinfusa, e questo ovviamente, diciamo, per una questione di processo non è accettabile. Almeno per me non sarebbe accettabile avere un file IFC corretto in quel modo lì. Poi, se hai visto dove sono le domande, se le leggo Sì, io, la sto classificazione scorrendo. Uniclass, c'è una domanda sulla classificazione Uniclass, riguarda solo l'oggetto e non il sistema a cui esso appartiene, giusto? Allora, diciamo che le tabelle Uniclass sono diverse. C'è la parte di sistema, quella che vi ho fatto vedere io è la tabella PR, che è la parte product, ma poi possiamo definirli rispetto alla tabella sistemi, che è la SS, oppure alla tabella element function, che è una sorta di classificazione generale dell'elemento. Quindi in realtà i codici Uniclass dovrebbero essere rispetto a più tabelle, non soltanto a quella prodotti, che però è quella più esemplificativa nel nostro caso. I file IS, Sempre ah sì, sono arrivato lì, Andre, sono arrivato, sì, vado vai. avanti. Allora, i file IS sono permanentemente collegati al modello anche all'IDT possibile. Allora, qui dipende, se facciamo un caricamento manuale, sì, sono all'interno del modello, altrimenti no, sono come riferimenti esterni. In quel caso il produttore vi fornirà anche gli IS che devono, nel mio caso, almeno nelle famiglie che ho trattato io, devono essere contenute all'interno della stessa cartella in cui c'è l'elemento. Quindi dovete tenere nella stessa cartella i file IS, il file di famiglia di Revit e il file di testo, altrimenti Revit quando lo va a pescare non lo trova. Questo si rende necessario quando io devo creare 300 tipi per ogni famiglia, questo è il concetto. Gli LDT Revit non li prende, quindi in quel caso dovete, ce ne sono diversi online, dovete fare una traduzione automatica da LDT a IS. Ci sono diversi tool anche gratuiti che permettono di fare questa traduzione. Lampada IKEA da Oscar, grazie. Questo mi Grazie questo per il mi complimento, grazie grazie, questo mi Federico per il complimento. Allora, per la pianificazione delle illuminazioni, le superfici virtuali sono essenziali per la pianificazione normativa e possono essere calcolate fotometricamente in Revit in futuro? Eh beh sì, diciamo che se vuoi utilizzare questo sistema, chiaramente non devi avere solo il modello, ma devi crearti, come dicevo, delle superfici per le aree del compito, per l'area circostante,
per cui effettivamente c'è un pochettino di lavoro, però quel lavoro secondo me viene in qualche modo ripagato dal fatto che non devi rimodellare l'intera superficie all'interno di altri programmi, quindi diciamo sfrutti quel modello lì. Lo standard IFC contiene l'IS in fase di esportazione? Questa domanda non so rispondere, anche se potrebbe, anche se secondo me in realtà no. Probabilmente si vede il solido, perché comunque l'IS immaginate che è un solido, infatti se vedete le mesh, quella è non è altro che una superficie, ma purtroppo non penso che vengano contenute anche le informazioni direttamente associate. Però non so rispondere. So che alcuni calcolatori entrano all'interno con l'IFC, ma non so se sono riusciti a includere anche la parte IS. Qui c'è una domanda penso in tedesco, che però io non conosco. Ah, ok, me l'ha tradotto subito Dopo sotto. c'è in Relux italiano, lavora dopo anche c'è con in Revit. italiano. Ah sì, ho visto subito dopo. Relux lavora anche con Revit, ha una quota di mercato del 40% in Europa e Luntools nemmeno dell'1%, perché non conosce le esigenze locali. Questo probabilmente è anche vero. È anche vero, sicuramente Luntools è più sul mercato statunitense, però molti progettisti con cui ho parlato erano in qualche modo, come dire, contenti, perché per loro la cosa importante era il dato, non era tanto l'uscita, la corrispondenza alla normativa. E in quel caso lì, proprio per una valutazione immediata, no? degli illuminamenti, delle luminanze, eccetera, preferivano avere uno strumento come quello che gli permetteva di valutare in maniera praticamente istantanea quello che è la metrica che il sistema in qualche modo corrisponde. Ah, e quindi in che modo viene gestita la temperatura in fase di calcolo e visualizzazione? Diciamo che Luntools in quel caso lì legge direttamente il file di Revit che riguarda la temperatura di colore. C'è un'impostazione all'interno di Luntools che fa riferimento, cioè di fatto avete diversi sistemi, o potete forzare quella che è la temperatura di colore sulla lampada, oppure farlo leggere direttamente all'interno della famiglia di Revit, sempre a condizione che il dato sia corretto. Può farvi vedere come importare una famiglia di apparecchi, cioè come caricarlo? Beh, col comando inserisci carica famiglia, se ho capito bene la domanda. Sì, avevo già risposto anch'io. Ok. Perché la distribuzione è così netta in Escape? Ecco, probabilmente il fatto di vedere in Escape la distribuzione così netta riguardava un secondo il grado di esposizione all'interno del render, perché ovviamente lui ha un'esposizione automatica, quindi cerca di in qualche modo di trovare una media di esposizione tra valore minimo e massimo. In quel caso lì c'era una parte molto accesa e quindi non era settato correttamente, però fortunatamente è una cosa che si può in qualche modo mettere a posto. È ovvio che, cioè, qui vorrei anche essere chiaro, non è che Inkscape lo dobbiamo valutare come un sistema di visualizzazione preciso e affidabile sulle fotometrie. In quel caso lì io lo farei o con Elum Tools, oppure con 3D Studio Max, che ha dei moduli, diciamo, per la parte fotometrica ben più precisi. Elum Tools non nasce per questo, però secondo me potrebbe essere interessante per avere, come dire, sempre in maniera molto rapida, una prima, come dire, visualizzazione del nostro progetto illuminotecnico, ok? Però non ci dobbiamo Escape, fare no, affidamento scusa. in maniera, come dire, troppo rigorosa. Escape, hai detto Lumen Tools. Sì, stavo parlando di Inkscape. Sì, Escape, E Escape. Luntools e Inkscape dove sono scaricabili? Sono dei plugin esterni che noi distribuiamo, quindi non so se hanno delle versioni di prova. Inkscape dovrebbe avere 14 giorni di prova, però limitata. Comunque hanno i rispettivi siti web. È previsto di avere una versione Europa di Elum Tools? No, qui non penso. E neanche all'interno di Revit per il settore luce. So che effettivamente alcuni produttori
come Relux e Dielux stanno prevedendo alcune cose, però non sono informato su quei prodotti lì. Bene, Allora sì, direi. le plugin sono a pagamento, se volete scriverci poi vi diamo tutte le informazioni sui prezzi, sul metodo ovviamente stand-alone di rete, ci sono veramente diverse versioni anche da vedere, la durata del noleggio, ormai sono quasi tutte a noleggio, quindi magari scriveteci in privato, chiedete informazioni e vi diamo, vi facciamo anche eventualmente un'offerta senza impegno, ok? Bene, io direi che sono andato. Siamo arrivati alla fine. Se non ci sono altre domande, io chiuderei qua la sessione. Siamo andati anche lungo, ma ci fa piacere confrontarci con i nostri clienti, con chi è interessato a queste cose. Ne faremo delle altre, soprattutto adesso in questo periodo. C'è ancora qualche domanda. Vincenzo ci chiede perché molti corpi illuminanti sono inseribili solo a controsoffitto, anche se in realtà possono essere montati su soffitto. Allora, le famiglie, il Revit possono essere basate su livello, su superficie, barra piano di lavoro, essenzialmente, escludendo, come vi dicevo, famiglie che sono basate su muro, su pavimento, su controsoffitto, perché altrimenti rischio di non poterle utilizzare. Quindi, se una famiglia è basata su superficie, in realtà, tu la puoi mettere in qualsiasi superficie di Revit. Se io prendo lo slot di prima, questo qui, essendo una famiglia basata su superficie, la potrei mettere sul tetto o sulla faccia orizzontale di questo murettino qui. Quindi in realtà, diciamo, una famiglia basata su superficie è abbastanza flessibile. Le famiglie basate su livello invece tengono l'orientamento. Quindi se io modello una famiglia basata su livello con questo orientamento qui, cioè verticale, al massimo le posso ruotare in pianta, ma non posso orientarle in questo modo. Qui sarebbe da fare un discorso un po' più avanzato, magari lo rimandiamo a un'altra volta, però ci sono pregi e difetti sia sulle famiglie basate su livello che su quelle basate su superficie. Quello che vi posso dire è che le famiglie basate su livello sono sicuramente più stabili delle famiglie basate su superfici, perché le famiglie basate su superfici spesso perdono il loro riferimento e quindi diventano, come dire, degli elementi che vagano nello spazio senza essere riferiti a niente, okay? E pertanto non riescono più a essere gestibili. Tutto qui. Però, diciamo, va valutata l'utilizzo di uno o dell'altro. Io generalmente preferisco quelle basate su livello anche a scapito di un inserimento un pelino più difficoltoso, però preferisco avere un modello più gestibile. Bene, non Se non vedo hanno altre altre domande, magari domande. io mi riprendo il ruolo di relatore. Eccoci qua. La vedi lo schermo? Ci state ringraziando. Sì. Grazie Grazie, a voi, sono stati veramente tanti oggi. Penso che grazie a eravate tutti, quasi grazie veramente. 100 collegati in contemporanea, altri. Più di 100, 150 iscritti, quindi per un argomento così specifico, la luce è sempre un tema affascinante, ci piace molto parlare di luce, io stesso ho lavorato e Salvatore ha fatto una bella esperienza sulla luce, grazie a tutti per aver partecipato, seguiteci sui nostri canali, ne faremo delle altre su LinkedIn, su Facebook, su YouTube, se volete vederla registrata la troverete sul nostro sito 360.com nella pagina vlog, vi manderemo anche il link. Niente, grazie a tutti. Anche io mi ricollego al discorso di Salvatore. È un momento un po' difficile, come a tutti ce la faremo. Grazie ancora per la partecipazione e andiamo avanti anche cercando di imparare e studiare il più possibile per essere preparati. Grazie a tutti e un abbraccio virtuale a tutti quanti. Ciao ragazzi. Grazie, un abbraccio a tutti.